La gratitudine è una scelta. Io scelgo tutti i giorni di ringraziare per ciò che c'è stato e per ciò che ci sarà addirittura. Non deve essere un'aspettativa. Io sono grato a prescindere, altrimenti diventa uno scambio. Se io ti do gratitudine o ti do qualcosa perché mi aspetto da te un ritorno, di nuovo, è un'aspettativa che potrebbe essere delusa. Allora io invece ti sono grato a prescindere. Poi tu potrai essere di nuovo a tua volta arrivato con me e si tratta di gentilezza, questa è la gentilezza, però non è detto che sia così. Se io faccio qualche gesto gentile a un altro, aspettandomi un ringraziamento, sono di nuovo lì che mi sto preparando per una frustrazione e per uno scambio e quindi si crea poi una catena che potrebbe essere molto virtuosa ed è bello quando lo è, ma potrebbe anche interrompersi questa catena. Allora cosa faccio? Io non sono più grato, non sono più gentile con gli altri? È una scelta. Ci aspettiamo troppe cose forse dalla vita. E siccome non sempre si riescono a realizzare, proprio per gli alti e bassi della vita, ci aspettiamo di essere felici con ciò che riusciamo a realizzare e non ci accorgiamo che potremmo essere felici anche di ciò che già c'è, senza che noi lo realizziamo. Allora io spesso dico, noi non dobbiamo vincere niente nella vita, noi abbiamo già vinto. E questo davvero me l'hanno insegnato gli indiani, queste popolazioni che sono così povere, ma che addirittura a volte non desiderano neanche migliorare la loro condizione, perché loro sono già sereni così.